Siamo 30 d'una sorte e 31 con la morte. Siamo 30 su tre gusci, su tre tavole di ponte, secco fegato, cuor duro, cuoia dure, dura fronte, mani macchine armi pronte, e la morte a paro, eia, carne del carnaro, alala. Nella celebre canzone del Quarnaro, inclusa nei canti della guerra latina, Gabriele D'Annunzio rievoca la cosiddetta beffa di Bucari, un'impresa compiuta dalla Marina italiana nel febbraio 1918, durante la Grande Guerra. Si trattò di un'azione poco più che dimostrativa, in cui tre MAS, i motoscafi armati siluranti della Marina, si spinsero in acque austriache, nel porto di Bakar, il cui nome italiano è appunto Bucari, dove erano attraccate alcune navi nemiche. La spedizione era capitanata da Costanzo Ciano, padre di Galeazzo, futuro genero di Mussolini, e a bordo di uno dei MAS c'era D'Annunzio. La piccola flotta costeggiò l'Istria, arrivando a Bucari, nel Golfo del Quarnaro, nella notte tra il 10 e l'11 febbraio 1918. L'esercito italiano era reduce dalla tremenda disfatta di Caporetto, nell'ottobre 1917, e gli alti comandi intendevano risollevare il morale degli uomini con un'impresa spettacolare, quale in un certo senso si rivelò l'azione di Bucari. I tre mezzi della Marina lanciarono alcuni siluri, che però non causarono alcun danno alle navi austriache. Anche se inefficace sul piano militare, l'azione ebbe però un'eco fortissima, anche grazie alla propaganda alimentata da D'Annunzio. Lo scrittore lasciò nelle acque della Baia dei Volantini, con un testo elaborato da lui nel quale si irrideva alla flotta nemica e si celebrava l'eroismo dei soldati italiani. Eccone uno stralcio, dal quale emerge la consueta retorica del Vate. In onta alla cautissima flotta austriaca, occupata a covare senza fine dentro i porti sicuri la gloriuzza di Lissa, sono venuti col ferro e col fuoco a scuotere la prudenza nel suo più comodo rifugio i marinai d'Italia, che si ridono d'ogni sorta di reti e di sbarre, pronti sempre ad osare l'inosabile. D'Annunzio non era nuovo a imprese simili, poiché dall'inizio della guerra partecipava ai combattimenti come aviatore. Aveva compiuto diverse incursioni aeree e in un incidente era rimasto ferito, perdendo l'occhio destro. La sua presenza a Bucari rientrava nella concezione del superuomo, che vedeva nella guerra il palcoscenico per ostentare il proprio coraggio e compiere imprese audaci. Ciò era coerente con l'intera vita dello scrittore, fatta di gesti clamorosi e insoliti. Come detto in precedenza, l'impresa di Bucari fu narrata nella canzone del Quarnaro, testo poetico che sarebbe stato incluso nelle laudi. La lirica ha toni enfatici e celebrativi, come quasi tutti i canti della guerra latina. È formata da strofe di versi ottonari, dal ritmo facile e incalzante, tanto che negli anni 30 la lirica venne musicata e diventò popolare. L'autore vi inserisce il grido di guerra Eyalala, ripreso dalla tradizione classica e in seguito fatto proprio dal fascismo. Non manca neppure qui l'irrisione al nemico austriaco, accusato di aver messo a morte gli irredentisti triestini ma incapace di fronteggiare gli assalti dei militari italiani. Interessante questo passaggio della canzone. Dove sono gli impiccatori degli eroi? Tra le lenzuola? Dove sono i portuali che millantano da Pola? A covar la gloriola cinquantenne entro il riparo? Eia, chiocce del Quarnaro! Alala! Nei versi c'è un doppio riferimento storico, alle esecuzioni degli irredentisti come Guglielmo Oberdan e alla battaglia di Lissa del 1866, quando la flotta italiana subì una pesante sconfitta ad opera di quella austriaca, nella terza guerra di indipendenza. Dal testo traspare una forte volontà di riscatto e rivalsa sul piano militare, accanto a una volontà di potenza che era diffusa tra gli intellettuali italiani di inizio secolo. In questo clima sarebbe nato il fascismo, di lì a pochi anni. Per l'occasione, D'Annunzio reinventò l'acronimo MAS, che per lui voleva dire Memento Audere Semper, ossia ricorda di osare sempre, in latino. Fece incidere il motto sul timone del mezzo su cui era imbarcato, oggi esposto al vittoriale degli italiani, la sua villa sul Garda. Le imprese militari del Vate non finirono a Bucari, dato che D'Annunzio partecipò sul finire del 1918 al volo su Vienna. Anch'essa un'azione dimostrativa in cui vennero lanciati volantini filo italiani sulla capitale austriaca. Nel 1919 guidò poi l'occupazione della città di Fiume, come risposta alla cosiddetta vittoria mutilata in cui l'Italia non aveva ottenuto una serie di territori. Fiume, oggi in Croazia, non è lontana dalla baia in cui si svolse la beffa.
Secondo le ricostruzioni di alcuni storici moderni, l'impresa di Bukhari sarebbe stata un'azione priva di qualunque significato bellico, dato che nella baia erano presenti solo vecchie navi in disarmo, peraltro non scalfite dai siluri che nemmeno esplosero. Se ciò fosse vero, sarebbe l'ennesimo esempio di come D'Annunzio riuscì a far passare per straordinaria un'azione di poco conto, con un'abilità comunicativa che ebbe pochi eguali al suo tempo. Anche un secolo fa, le guerre si combattevano con la propaganda.